Terzo classificato al campionato italiano Mixed è Fabio Lupinetti. Allora Fabio, tu dopo aver vinto il Dex 4, insomma, hai fatto degli ottimi risultati in questo circuito ISOP e sei in testa alla classifica Player of the Year. Sì, sì, buonasera a tutti. Terzo posto, l'amaro per il bracciale che è mancato, speriamo che non mancherà il primato della classifica generale. Allora, quindi ti vedremo a giugno per combattere? Sì, sì, a giugno ormai penso sia sicuro, a meno che non mettano 6-7 primi ai main, quindi ci vedremo a giugno a Las Vegas, sì, insieme a tutti. E come hai trovato insomma questo torneo Mixed? Come trovi l'Oma e l'Hold'em? Non gioco molto bene Oma perché non ci gioco quasi mai, però è bello, un bel gioco, comunque ci siamo divertiti, che quella è sempre la cosa più importante. Runner up al campionato italiano Mixed, Maurizio Romano, che non è riuscito a sconfiggere quella che era la fortuna di Massimo Caldera. Beh, intanto è partito con molte più chips perché ha eliminato il terzo, quindi partivo svantaggiato e le carte insomma non mi hanno aiutato, però se l'è meritato. Allora, qual è la variante che preferisce tra l'Omaha e l'Hold'em? Assolutamente Omaha. Mi spiace di non essere arrivato in tempo per fare l'Omaha, ma il giovedì non potevo venire, quindi sono limitato al Mixed. Vabbè, comunque insomma un secondo posto più che meritato, complimenti. Grazie mille, alla prossima. Vincitore del campionato italiano Mixed è Massimo Caldera, che dopo aver fatto la bolla all'Omaha è riuscito nell'impresa. Sì. Troppa fortuna oggi ragazzi, perché la fortuna mi ha aiutato dall'inizio alla fine, finalmente, e quindi ho vinto sculando tutti i colpi, giustamente, però ogni tanto nella vita si può fare anche questo. Visto che erano moltissimi gli iscritti, il field era difficilissimo e ho avuto fortuna, è andata bene questa volta. Vabbè, almeno il braccialetto insomma sì, ci sei arrivato. Mia mamma sarà contentissima se lo metto là e lo esporrà, per far vedere ai parenti casualmente. Perfetto, grazie Massimo e complimenti. Prego, ciao.